La 28ª giornata del campionato di eccellenza mette di fronte la Sampierana con la terza del torneo, il Classe. In classifica sono ben 20 le lunghezze di differenza tra le due compagini. Al quarto sono proprio gli ospiti a rendersi pericolosi con una botta dal limite di De Rose. Angeli viene subito messo alla prova con un grande intervento. Rispondono i padroni di casa al 14esimo, lancio lungo per Lanzi, l'errore difensivo di Caidi permette a Pasolini dal limite di tentare la via del gol, palla però alta sopra la traversa, ancora Sampierana che prova il forcing, da rimessa laterale arriva questo traversone e di nuovo Pasolini va vicino al gol con il suo colpo di testa impreciso di poco. Nel momento migliore dei bianconeri però arriva il vantaggio del Classe al 24esimo, dall'Agata sul filo del fuorigioco scatta su una palla lunga, vede uscire Angeli e con un perfetto pallonetto sigla lo 0-1. Non perfetta la difesa della Sampierana in questa occasione. Il match latita a decollare. Si passa alla mezz'ora, quando da rimessa laterale la sfera arriva sui piedi di Tata e dal limite prova la stoccata, ma è troppo centrale per mettere cattivi pensieri ad Angeli. Al 43esimo si riaffaccia in avanti la Sampierana. Azione insistita di Battistini. Pippi riceve e non ci pensa due volte a tirare dal limite. La conclusione è però affrettata e imprecisa. Prima di poter sorseggiare un tè caldo all'intervallo, nel primo dei 2 minuti di recupero, accade un episodio da moviola, che poi ha tenuto banco per tutto l'arco della gara. Pasolini appoggia di testa per Bergamaschi ed il contropiede di Pippi libero sulla sinistra. Appena entrato in area di rigore, Bovo, con un intervento molto rischioso in tackle, sradica la palla dai piedi dell'attaccante e poi lo fa cadere. Per il signor Alfieri di Treviso l'intervento è pulito e difatti la sfera rimane sulla posizione dell'estremo difensore. Furiose le proteste dei padroni di casa, ma rivedendo le immagini attentamente, la gamba del numero 1 del Classe blocca la palla in maniera netta, tanto che la sfera rimane sul posto. Il secondo tempo si apre con un corner della Sampierana in cerca del pari, il solito Pasolini impatta ottimamente di testa, ma questa volta è la traversa a negargli la gioia del gol. Anche tanta sfortuna per i padroni di casa che non demordono e nell'azione successiva in cui Giovannetti lancia il numero 9 l'attaccante impegna così Bovo in due tempi. Il Classe ritorna quindi in avanti pericolosamente e dà il match point per chiudere la gara al 57esimo. Ceroni alza un campanile per il buon assist di prima di Dall'Agata. Al taglio verticale di Cortesi salta un difensore ma proprio sul più bello spreca tutto di sinistro. Il secondo match point va però a segno al 69esimo. Rocchi da punizione chiama lo schema, il suo traversone sul secondo palo pesca Ceroni che in caduta trova il 2-0. Poi nell'esultanza va a travolgere Mister Evangelisti. Le emozioni non sono finite perché al 77esimo viene ammonito per la seconda volta Arrigoni e lascia quindi in 10 i suoi compagni con un intervento ingenuo dopo aver perso palla banalmente. La rete della bandiera arriva al 95esimo e premia la perseveranza di Pasolini. Dopo una serpentina scarica in porta dal limite il definitivo 1-2. Dallo stadio comunale di San Piero in Bagno e da Marco Rossi è tutto, ripeto il risultato, il Classe batte 2-1 la Sampierana con le reti di Dall'Agata e Ceroni, a cui ha risposto a tempo scaduto Pasolini.